Fake news, attacchi hacker, virus informatici e naturalmente anche qualcuno che cerca di utilizzare per il proprio vantaggio politico la tecnologia. C'è da aver paura ad avvicinarsi a un computer. Ma cosa fa l'Europa per difendersi? Lo abbiamo chiesto a Udo Helmbrecht, direttore di ENISA, Agenzia Europea per la Cybersicurezza. Direttore, la disparità di mezzi economici che gli Stati membri possono mettere in campo non fa sì che alcuni paesi meno ricchi possano rappresentare un rischio? Che le minacce informatiche possano entrare da lì? Quello che lei dice è giusto, e questa è la sfida, e dobbiamo fare presto, velocizzando anche alcuni processi di integrazione. Stiamo cercando di armonizzare i vari paesi membri, senza dimenticare che presto ne avremo il doppio, senza dimenticare che i mezzi delle varie nazioni, ad esempio in Europa dell'Est, non sono gli stessi di paesi come la Francia o la Germania. In positivo abbiamo però una direttiva europea sulla sicurezza. Dal suo osservatorio privilegiato, l'Europa fa abbastanza per proteggersi? Alcune nazioni, come Francia, Germania, Russia, Olanda, Israele o Stati Uniti, sono sviluppati in tema di cybersicurezza, ma questa tecnologia è fruibile da tutti, anche da malintenzionati. In paesi come la Francia abbiamo strutture che si occupano della difesa in Internet, abbiamo qualcosa a livello comunitario con il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, abbiamo anche sviluppato una serie di misure per proteggerci quando gli attacchi da parte di certi stati possono aumentare, però poi bisogna decidere a livello politico quale risposta dare a questi attacchi. Esistono dei programmi di difesa e la politica come reagisce a questi rischi? Siamo agli inizi, ma con le elezioni americane credo che questi rischi si siano dimostrati in tutta la loro pericolosità. Gli algoritmi possono aiutare, ma credo che sia soprattutto la politica che è troppo lenta, perché ormai viviamo in un mondo digitalizzato e dovremmo avere il diritto di vivere in esso con la stessa sicurezza con cui dovremmo poter vivere nel mondo reale.